Dopo settimane di stallo, ieri è stato formato l'esecutivo di Torre del Greco. Fra i nuovi assessori della Giunta Palumba figura anche Giuseppe Speranza, che ha ricevuto la delega al cimitero, ai servizi demografici e tecnologici ed allo sport. Alle nostre telecamere ha parlato della nomina e dei suoi primi impegni nell'immediato futuro. Ci terrei a ringraziare il sindaco e la consigliera Anna Laura Corino per aver individuato in me la persona che poteva rappresentarli in giunta. Sì, nuova nomina, nuove deleghe per dare un rilancio e uno slancio a questa amministrazione che negli ultimi tempi, ahimè, si era un pochettino assopita. Tra le deleghe, ecco, che ho assunto, abbiamo la delega allo sport, al cimitero, al CED, servizi demografici, servizi tecnologici e formazione. Stamattina avremo già un primo sopralluogo al cimitero per cercare di individuare eventuali criticità, ecco, della struttura cimiteriale, e tra le tante cose preannuncio già un'iniziativa che faceva parte del programma del sindaco, che è quella di realizzare, spero a breve termine, ma iniziamo oggi l'iter, un cimitero per i non umani, un'iniziativa molto voluta, ecco, dalla città, anche perché effettivamente, ecco, ormai gli animali domestici, cani, gatti e quant'altro fanno parte della nostra vita quotidiana. L'assessore ha anche commentato e giustificato il ritardo sulle nomine. Sicuramente il sindaco, ecco, ha temporeggiato, se così vogliamo dire, si è preso qualche giornata in più proprio per cercare di dare alla città una giunta, ecco, che sia, non oso dire più qualificata, ma sicuramente avremo più tecnici in giunta. Oltre ai politici avremo dei tecnici, il che è un fatto importante. Il sindaco ha lavorato forte su questa cosa e ancora stamattina deve arrivare ancora la nomina di qualche altra delega, in particolar modo quella nella terza urbana. È un problema che sta a cuore a tutta la città, ecco, anche se io non rivesto quelle deleghe, da cittadino prima e da componente di questa amministrazione, ecco, sicuramente cercherò di dare manforte alla risoluzione di questa problematica che ormai è atavica, e cercheremo di fare il meglio. Un messaggio ai cittadini: quale sarà il futuro della città di Torre del Greco, sia da un punto di vista politico che dal punto di vista economico, anche alla luce di questi mesi difficili? I cittadini, il messaggio che darei: stateci vicino. Ecco, invece di criticare sui social, invece di sparare, ecco, giudizi anche prematuri, ecco, un'amministrazione va giudicata dopo un lavoro di 5 anni del suo arco, ecco, consiliare. Non possiamo emettere delle sentenze, ecco, in anteprima, in anticipo, senza prima conoscere i fatti. Spesso leggiamo sui social dei commenti che onestamente farebbero meglio, ecco, a non tenerli, ma non perché abbiamo paura di essere giudicati, perché chi opera è soggetto anche a critiche, è soggetto a giudizi, però io sono per la polemica costruttiva, sono per il giudizio costruttivo. Ecco, se i cittadini hanno delle idee, delle iniziative che vanno nell'interesse dell'intero paese, possono anche fare delle proposte. Noi siamo aperti a qualsiasi tipo di iniziativa, a qualsiasi tipo di proposta.